Buongiorno a tutti. Vi faccio questa intro perché voglio mostrarvi quello che ho comprato in questa settimana all'Eurospin e alla Lidl perché ci sono ancora delle offerte. Quindi praticamente niente, volevo rendervi partecipe della mia spesa, così so che magari se qualcuno può essere utile e va ancora all'Eurospin e alla Lidl trova questi prodotti a questo prezzo. Allora vi faccio vedere subito i surgelati, così poi una volta che ho messo i surgelati a posto con calma e con un'inquadratura migliore vi mostro il resto. Allora, ho preso i broccoli a rosette, questi stanno 1,39 euro, sono buonissimi. Gli spinaci fogliolina che sono più buoni rispetto a quelli là, diciamo a quadrotti, stavano in offerta a 79 centesimi e ne ho presi due appunto perché stavano in offerta. E un'altra cosa surgelata è questa qui, i merluzzetti atlantici che erano in offerta a 1 euro qualcosa, 1,69 euro se non sbaglio. Li voglio fare al forno, vediamo un pochino come escono. Passiamo alla carne, ho preso questa che appunto era in offerta e a mezzo chilo a 2 euro e qualcosina, comunque vi metto i prezzi giù. E questa qui che sono fettine di suino che era al 30% di sconto appunto perché scade domani. Reparto frigo in offerta le piadine, queste qui sono di due tipi all'Eurospin, queste sono le tre piadine se non erro, e poi ci sono, sì, tre piadine, e poi ci sono quelle anche a 5 nella confezione. Poi altra cosa del reparto frigo, il parmigiano reggiano dopo, ho già preso quello a pezzo intero e lo devo grattugiare, che stava anche quello in offerta, ma visto che c'era anche questo già grattugiato, l'ho preso anche questo. Poi abbiamo la scamorza normale e la scamorza affumicata. L'insalata capricciosa, che questa veniva a 79 o 89. Poi l'arrosto di tacchino, questo qui non era in offerta, però per esempio per scorta magari la sera quando non si può più mangiare. E poi era in offerta al banco praticamente dei salumi, il crudo a 9,99 euro e il cotto. Spesa Lidl. Allora, sono andata perché ho visto che c'erano delle offerte, anche, anzi più che offerte, c'era la linea Deluxe Magie di Natale. Volevo trovare. Non ci vedi? Sono andata soprattutto perché volevo vedere se era vero il fatto che non c'è più il lievito, quello verde, buonissimo della Lidl. L'ho letto sul gruppo della Lidl e a quanto sembra è vero, l'hanno tolto dal commercio e ci hanno messo apposta il mastro fornaio, che a me sinceramente non piace. Quindi devo trovare una soluzione per il lievito per la macchina del pane. Quindi mele, queste qui, Alto Adige, queste sono 2 kg e stavano in offerta a 1,59 euro. Fino alla mano questa volta, così vi posso mostrare i vari prezzi. Poi farina, questa qui di semola, di grano duro, alterno tra quella dell'Eurospin e quella della Lidl. Questa della Lidl secondo me è più saporita, però se la gioca insomma con quella dell'Eurospin, che anche quella è abbastanza buona. Farina 69 se non sbaglio, 64 se me l'ho rimacinata. Voglio provare prima o poi i preparati, non sono molto convinta dei preparati, però insomma volevo non intanto provarli, quelli per la ciabatta e per il pane. Poi, cosa molto carina, questa secondo me è bellissima, sono praticamente 5 confezioni di mix di salse. Per praticamente, loro dicono per gli antipasti, insomma per il Natale. E siccome ho visto che tra l'altro scadono anche a una lunga conservazione, li ho presi per provarle. E queste stavano 3,99 euro. E praticamente sono al miele e senape. Miele e senape, barbecue, curry, aglio e cocktail. Sono carine secondo me anche da regalare perché è una confezione veramente veramente carina. Le uova. Io di solito compro sempre le cose dall'Eurospin, però già che mi trovavo alla Lidl ho preso le uova perché mi servivano. Queste 6 uova grandi allevate a terra vengono 1,15 euro alla confezione, ne ho prese due perché le dovevo anche dare a mia suocera che le servivano. Veniamo a tutte quante le altre salsine e preparati che ho voluto comprare, sempre della linea Deluxe e anche altre linee. Allora, questa qui è un patè di cipolle e tonno. Voglio fare sabato la pizza e voglio fare la pizza tonno e cipolla.
Poi peperoncini macinati, questo è €1,50 l'una più o meno. Il patè di peperoni e mandorle, sempre €1,50. Spero che stia mettendo a fuoco e basta. E come altra crema, in realtà dolce e non salata, ho preso questa qui, che dà molto l'idea di una crema che sa di Ferrero Rocher. Non lo so, voglio sperare che sia così, perché è una crema alle nocciole con granella di nocciole. Adesso la assaggiamo subito. E sempre €1,50, più o meno tanto su questo siamo. Forse quello che stava di più era questo, che stava €1,99. E i finocchi alla fine, sempre anche questi, che venivano €1,09 al chilo, quindi ne ho preso un chilo. Quindi niente, la spesa di questa settimana dell'Eurospin con gli sconti dell'Eurospin e della Lidl finisce qui. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ciao!